mentre io mi avvicino a qualcuno dei manager che già conosciamo, chiedo al professor Sapelli se nel frattempo ci può dare una definizione di Made in Italy, perché Made in Italy non è soltanto ciò che viene prodotto in Italia, ideato, concepito, assemblato, ma è anche un mix di valori simbolici, materiali e immateriali, sono un tutt'uno con il patrimonio artistico-culturale. Pensiamo per esempio al vino, ecco. Professore. Pensiamo alle macchine utensili anche, no? Perché Certo. non c'è solo, adesso siamo sommersi dalla ristorazione, tutte cose qui, no? Beh, è molto simile alla definizione che si può dare del talento. Quindi il Made in Italy che cos'è? È un insieme storico concreto, innervato ed innovato dalla tradizione, che non fa opposizione con la innovazione. Che è composto di che cosa? Da quello che chiamiamo una competenza, poi un'altra cosa che chiamiamo una capacità vocazionale, no? Unito da che cosa? Da una passione. La questione fondamentale che ha fatto meditare, che ha fatto scrivere dei bei saggi di antropologia che in Italia non vengono letti, ed è un bene così perché sennò si fa confusione, poche idee semplici. Non complichiamoci la vita, la questione di fondo è che viene trasmesso dalle società naturali, cioè dalle famiglie. Questa è una cosa in un mondo che va sempre più verso il transumano e va sempre più verso la creazione di una realtà irreale, virtuale, una forma di neospinozismo, no? Per cui Dio è sostituito dalla natura, da una natura artificiale adesso. Invece il Made in Italy è qualcosa che è profondamente legato a queste cose, capacità, competenza e passione, tramandati attraverso le agenzie più semplici di sviluppo delle competenze, che è la famiglia. Ed è l'impresa familiare. Naturalmente, una cosa che sappiamo fare noi italiani, e guardate, siamo stati tra i pochi a fare, la differenza di come ve l'hanno suonata e cantata in tutti questi anni, noi avevamo anche grandi imprese made in Italy. Guardate, Fiat, Olivetti, Prysmian adesso, Pirelli, Ferrero. È venuto a trovarmi a me un caro amico Guanella, che adesso è uscito il suo libro, dice: ma mi hanno dato dei soldi, perché questa è un po' la cosa terribile che c'è in Italia, si paga per fare le biografie di impresa. Lui è un uomo onesto, dice: io voglio farla bene, ma come si fa a parlare di Michele? Io ho detto: devi leggere La Sapere della Storia, leggi Jung e leggi Bernard, il grande psicanalista di Olivetti e di Fellini, che parlava di mitobiografie. Tu dovrai scrivere una mitobiografia, perché Ferrero è un mito. Ed è riuscito a fare il Made in Italy in un'azienda che ormai è sovranazionale, non è neanche più italiana. Tu però parli della Nutella, Nutella è Made in Italy. Cioè non è solo piccolo e bello uguale a Made in Italy. Questa è la cosa che noi non riusciamo a far passare nel sentito comune. Che si può essere grande impresa, si può essere public company, ma l'ENI, io ho fatto il pezzo di oggi per il 70° dell'ENI, l'ENI è un made in Italy. Perché? Perché quel messaggio che Mattei e i partigiani con lui e i cattolici come Giorgio Ceriano Sebregondi, Felice Balbo, da cui deriva Derita and Company, gli hanno dato quel messaggio per cui le relazioni industriali, il rispetto umano, cioè, sono l'essenza. E poi cosa? Il mondo, cittadini del mondo. Cioè, questo è Made in Italy. Accidenti se è Made in Italy. Allora, che cos'è che fa il Made in Italy? Quelle cose che vi ho detto prima, l'intreccio tra competenze, cultura unita dalla passione, unite poi anche da qualche cosa che è particolare, che è lo spirito, è la capacità culturale. E la cultura, quello che fa, guardate, le società, oggi tutti i ragazzi vogliono fare gli imprenditori. Come si misura il declino di una società?
quanti più iscritti ad economia esistono. E quanti meno iscritti a filosofia e lettere antiche esistono. Se capitano questi processi, la società decade. Guardate gli Stati Uniti, lì non hanno neanche più l'università, hanno delle vasche dove i ragazzi, i professori nuotano più veloce dei coccodrilli. Chi nuota più veloce dei coccodrilli ha un tenure e ha una laurea, più o meno come vogliono ridurci qui, dopo il 3 più 2. Ecco, ma noi siamo ancora un paese dove c'è un sacco di ragazzi che studiano lettere antiche. Gli istituti tecnici tirano fuori dei ragazzi meravigliosi. L'Albini Valeriani, l'Avegado, il Feltrinelli. Ecco. Quindi questo concetto del Made in Italy è qualche cosa che fa la forza di un'industria. Perché forma, perché riproduce la passione. Quindi io per questo sono un po', cioè, anche con il mio caro vecchio amico che ha parlato prima, il liceo Made in Italy è una cazzata, cioè, il liceo Made in Italy, ma che cazzo, ma non facciamoci prendere in giro, ma come si fa, come ti fa venire in mente? Perché sono i consulenti, anche lì c'era McKinsey, capito? Quindi il grande pericolo del Made in Italy era McKinsey, quindi anche qui bisogna stare molto attenti. Il liceo, no, secondo me dovrebbero tutte le scuole, dovrebbero chiamarsi licei. In Francia il là lycée, nel lycée tu fai, impari a fare il saldatore, fai il liceo. Perché le mamme dicono, mio figlio fa l'istituto tecnico, no, mio figlio deve fare il liceo. Quindi non c'è posto per tutti e tutti sono uguali. Voi avete presente la Cappella Sistina? Avete presente? Nostro Signore arriva e fonda tutto ciò che vedete dopo, col suo dito tocca un'altra mano. Quindi vuol dire che il lavoro manuale parte dalla testa, parte dallo spirito. Non c'è operaio che lavora solo con le mani. Neanche la signora delle pulizie lavora solo con le mani. Io mi fermo in Fondazione Mattei, spesso lo vedo, parlo te. Vedo l'intelligenza che ha questa qui di capire che non deve toccare i miei libri per terra, no? Che se no, allora lei sa, allora si limita a metterli su. Certo, gli gira le balle non avere i libri perché non può pulire bene. Però, capito? Quindi questa idea, bisogna, il Made in Italy è frutto di questo. Se ci sono famiglie che fanno coltelli, la siderurgia in Valsassina, comincia dal 1002 e continua adesso e cambia e sviluppa insomma, quindi avete capito che cosa penso del Made in Italy. Bisogna assolutamente stare attenzione, sì, a non rovinarlo mettendoci troppi abitini, ecco. Sì, perché il rischio poi è quello di scivolare nelle celebrazioni. Allora ringraziamo il professor Sapelli. Che si può accomodare, io nel frattempo